Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti sul nostro canale YouTube. Oggi vediamo come registrarsi sull'applicativo DJI Fly per poter volare con i nostri droni. Andiamo ad aprire l'applicazione DJI Fly. Questa prima schermata che ci compare. Diamo il permesso a tutto con Set All. Nel mio caso, avendo un Android 10, posso scegliere se consentire l'utilizzo del GPS, in poche parole, sempre o solo quando uso l'app. In questo caso io faccio consenti solo mentre uso l'app. Consento ad accedere ai file multimediali e aspettiamo il download dei file risorse. Dopo, ovviamente, essersi registrati, vi faccio vedere anche come è semplice accedere con l'account registrato. O comunque con un account preesistente. Una videoguida. Facciamo skip. Vediamo ad accettare i termini di utilizzo e l'informativa sulla privacy. Accetto. Ancora andiamo a dare autorizzazioni all'accesso dei dati, che prevalentemente sono del GPS e dell'hardware DJI. Avanti. Qui possiamo iscriverci e non iscriverci al programma dei prodotti, di miglioramento dei prodotti. In questo caso io faccio un'ora, voi potete fare iscriverti, io faccio un'ora. E qui andiamo a effettuare la nostra registrazione tramite email o numero di telefono. Io utilizzerò l'email. Quindi bello1@gmail.com è il nostro indirizzo email. Andiamo avanti. Qui inseriamo una password con minimo 8 caratteri, compresi tra numeri e lettere. E mi raccomando, una lettera maiuscola. Io scriverò questo. Bello. Anzi no, sì, 22, 22, perfetto. Faccio ok, dopo mi dirà se vuoi vedere questi video brevi da 30 secondi, ve li consiglio, ma nel mio caso faccio ignora. E mi sono registrato sul DJI Fly per poter iniziare a volare. Ovviamente dopo ci sarà da fare la configurazione e la registrazione del nostro nuovo drone, quindi attivarlo, nel nostro caso Mavic Mini. Ma per il momento andiamo a vedere il profilo e nelle impostazioni facciamo esci, così da poter vedere anche l'accesso con un account preesistente. Come facciamo? Andiamo su profilo, facciamo l'accesso qui a sinistra in basso, accedi. Qui accediamo al profilo che abbiamo creato poc'anzi. Ecco, ovviamente ci chiederà la password che abbiamo inserito prima, riconosce già che questo account è registrato. Era. Ok, e abbiamo effettuato l'accesso con un account
Abbiamo effettuato l'accesso con l'account registrato prima e adesso andiamo anche a gestire un po' il nostro profilo cliccando sull'icona dove ci sono DJI user, insomma qui in alto a sinistra, e andiamo un po' a capire quello che è la mail che abbiamo utilizzato per il nostro account, il nome utente che andremo prontamente a cambiare. Possiamo gestire il sesso, il paese e area geografica e cambiare la foto. Seleziona file, cerca nell'album. Perfetto. E anche per questo video è tutto. Io vi ringrazio per essere rimasti fino a questo punto. Vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube, condividere, mettere tanti mi piace, attivare, mi raccomando, la campanellina per non perdervi i nostri nuovi video e per non perdervi nel il prossimo video dove annuncerò il codice coupon per l'acquisto sul nostro sito di riferimento droneanapoli.it del DJI Mavic Mini. Ciao ragazzi!